Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellozzi, episodio 5 della nostra partita in Crusader Kings 3 col conte Alberico d'Ambrogio. Ora conte di Cuneo e presto spero anche conte di Genova e come si dice? Del baronerato? Baroneria? Non lo so. Di cosa? Di Monaco. Del castello di Monaco, ecco. Signore del castello di Monaco. Togliamo una pausa e andiamo avanti. Allora, nello scorso episodio abbiamo avuto un altro figlio. E questo ovviamente è una benedizione. Se non che vorrà dire che devo diseredarne un altro. Devo diseredarne un altro e costa 150 farlo. Questo qua sale abbastanza poco rapidamente. Allora, War Profit in guerra per ora non ci stiamo tanto. Io direi di andare a aumentare le tasse. Andare a aumentare le tasse, che ora dovrebbero essere già aumentate da questo, visto che abbiamo un livello di stress di M-1. Qualcosa di buono ci è capitato. Sto pensando se uccidere qualcuno, però non c'è niente da uccidere, nessuno da uccidere. Invece proviamo a migliorare le relazioni adesso con gli altri. Qual'unico con cui sta andando male è lui. Ma questa è una cosa attiva, cioè le migliora sempre con gli altri, migliora prestigio. Allora, direi che passare l'opinion più 0. Ah, è pochissimo più 0. Cioè non serviva a niente. E migliora le skill sue, vabbè. No, è molto meglio questo, almeno miglioriamo un pochino il prestigio. Almeno questo, dai. Va bene. Il mio powerful vassal, quanto ha di... ha 3. Accidenti. Mental break, guardate che c'ha gli occhi rossi. Allora, se lo facciamo ancora a 60. No, stavolta mi sa che... o ci isoliamo, e penso che lo farò, o iniziamo a sbevazzare. Oddio, bere non è male, però penalità alla salute non voglio neanche sentirne parlare. Questo invece non ci dà questo malus. Siamo ancora a livello 1 purtroppo. Però appena possibile andare a caccia, andremo a caccia. Ed è possibile a marzo, fra un anno sostanzialmente. Allora, che questi qua sono a livello basso, lo so, in Crisi Opinion non si può e lui lo sappiamo. E qua, sì, va bene. Io aumenterei la velocità a 4. Mentre la velocità a 4, fra un po' possiamo andare a fare qua il claim, costa 90, quindi di fatto possiamo costruire qualcosina. Questo l'abbiamo già fatto, io andrei a fare le fattorie anche qui a Cremona. Lì stiamo ancora costruendo. Qua a Brescia siamo quasi in pari. Siamo in pianura. Io però farei comunque questo. No, facciamo questo, dai. 60. It's done. Ora siamo pure in debito. Perché mi sono messo a costruire. Se lo annullo, quanti soldi mi riprendono indietro? Beh, a parte che in 3 mesi torniamo in pari. Quindi non è così grave. E tu... adesso andiamo sul Monferrato. Assolutamente. Alleato solo con lui. Tu alleato solo con lui. Te non hai alleanze. Perfetto. Declare war. Sì. Rise. Aspettate che abbasso. E voglio chiamare il mio alleato di Monaco. Non si può perché andrebbe contro la sua alice. Diciamo che è stata sostanzialmente una cosa inutile. Ok, proviamo a fare questo attacco anche se penso andrà malissimo. Non mi serve nient'altro. Ok, sto via. Dunque, siamo in montagna. Abbiamo delle truppe migliori, quindi questo è positivo.
Vediamo quanto è terrificante combattere in montagna. Sembra abbastanza terrificante, ne stiamo subendo tantissimi danni. Ok. Abbiamo pure il River Crossing, no. Pratica di combattimento. Ok, comunque vinto, ben vinto. Vediamo se riesco a inseguirlo fino a casa e poi fargli l'assedio. Non abbiamo catturato nessuno. Allora, noi abbiamo persi 170 contro... Beh, comunque, oddio, con questi numeri avremmo potuto stravincere. Però va bene così. Allora, concilio. Consiglio? Continua a dire concilio. Ma va bene. Novara Cuneo. Ma Novara quant'è? 44. Ah. Beh, ormai ho fatto prima Cuneo. Fai Cuneo. E qua è iniziato l'assedio, dove abbiamo 10 onagri, quindi questo velocizza un po' il tutto. 8 mesi? 8 mesi perché Genova ha una struttura speciale, che sono le mura di Genova, che aumentano il forte di 2. Nel garrison side del 25%. In più... discounti, solo, quindi solo a Genova. I genovesi pagano più tasse. Beh, Genova è un buon posto. Allora, andiamo a caccia. Ragazzi, ora prendiamo soldi perché non siamo più stressati, ma... wow, non siamo più stressati. Cioè, è davvero una figata. Ok, qua, bene. Ora questo qua magari se ne va in giro, ma non dovremmo avere problemi. Sono... non sono tantissimi. Allora, più tasse, ma prendiamo opinione. Di fatto può anche andare bene. Noi diventiamo più forti. O l'animale è mio e ci faccio quello che voglio. O se no, perdiamo e facciamo questa cosa qua. Ma il prestigio è buono. Quello centrale non me ne frega niente. O facciamo direttamente questo, o tentiamo di prenderci un po' di soldi e un po' di prestigio. È 50-50. Ah, però non... no, allora direttamente è meglio questo qua. Direttamente meglio questo. Quindi la caccia è qui, your hunt. Ok. A Monza stiamo andando alla caccia. Dentro il parco. Dentro il parco. La caccia è finita, andate in pace. Allora, sempre alleato con lui. Possiamo velocizzare un po' il tutto. No, velocità 4. Qualcuno ha dichiarato guerra al nostro Ligia. Chi? La Croazia. La Croazia ha dichiarato guerra a noi. Dove è? 2000 contro 5000. Ma va bene. A me basta che non mi rompi le balle. Stanno facendo casino a Milano, ma non riescono a fare l'assedio. Quindi di fatto la guerra è quasi vinta. Andiamo a fare l'assedio a Monaco. E tra l'altro dobbiamo assediare il castello del nostro alleato, che è stato un alleato inutile finora. ...150. Perché vorrei iniziare a eliminare i... eliminare i vari problemi, tra cui appunto i miei figli. Allora, qua andiamo qui, bene. E via. Come si fa a togliere sta cosa? Posso dichiarare guerra al Duca Lamberto? Certo, sì, come no? Similar. Perché posso? Ma soprattutto perché questo qui è qui da me? Cosa vuoi da Cremona? Perché attacchi Cremona? Te ne vai via da Cremona? Non sono neanche quelli, sono questi. Vabbè, tanto noi questa l'abbiamo vinta.
Allora, in forza domanda. Bene, allora siamo a 8 titoli. Uno schema a corte. Dobbiamo fermare questa cosa. Allora. Qualcuno vuole uccidere il mio cavaliere Lucchetto. Attenzione. Cerchiamo di fermare assolutamente tutto ciò. Disbanda e prepariamoci per andare dall'altra parte. Allora, adesso abbiamo finalmente un vassallo. Cioè, per davvero, un vassallo che non sia una repubblica. Abbiamo un vassallo feudale. Ok. Che è lui. Che non ci vuole bene. Io sono il primo erede suo. Il voce della ragione. Il voce. La voce della ragione. Allora, il sindaco di Monza, il nostro Stuart, ci vuole 51 contro il Papa. Non è vero. Il nostro vescovo. Zona. 50-50 direi di no. Stiamo dalla parte del vescovo di zona che sei più vecchio. Quanti anni hai? 30, 71. Per me crepa. Stiamo dalla parte di Corrado. Così è super felicissimo. Tanto purtroppo non penso che avrà lunga vita ancora il nostro physician. E qua ci stanno assediando tutto, purtroppo abbassandoci il controllo della regione. Solo che io non posso combattere questa guerra. E tra l'altro stanno vincendo da tutte le parti. Dove cavolo sono le truppe del Papa? British Lost. Ok. Posso andare a liberarmi i miei territori, ma. Ma che figata che si menano tra di loro. Sì, bravi. Fatevi fuori a vicenda. Occupato dal conte. Vabbè, c'è un'eresia. Diciamo che non ci interessa. In questa partita eviterei. Eviterei di farlo. Allora, possiamo dichiarare guerra al duca Lamberto. Ma che clima ho io? Per qualche motivo ho un clima su Parma. Ho il clima su Parma, a caso. Ok, stanno venendo giù altre truppe. E stanno andando su Genova stessa. Potrei tentare di liberare qui, ma francamente spero lo facciano direttamente e quelli che sono in guerra con loro. Vediamo se riescono a vincere però prima. Sembrerà proprio di no. No, è andato male. Va bene, fra poco possiamo attaccare Monferrato. Stiamo guadagnando parecchi soldi però, eh. Questo mi piace. Allora, visto che Novara è così, io direi di fare un forte in collina pure qui a Novara. E qua posso costruire nonostante sia occupato? No, ok. Come abbastanza logico che sia. Facciamo Querris. Ok, è fatta. Mandiamolo prima che muoia. Cioè, poi magari non muore, però si sa mai. Qui così. Allora, ricapitolando. No, si è alleato adesso con questo. Che sfortuna. Allora, il tuo deriva da questo con lui. Quindi vediamo un po'. Mordor. Niente. Biglietta in bill di costa. Non male. Possiamo migliorare quindi la bottega o il. Tra l'altro è un'idea di Carlo. Il non eletto. O se no, Army Experience and Holding Taxes. E Carlo diventa un mio amico. Allora, non penso di voler costruire cose in Lombardia, quindi in realtà investi in questo. Che sfortuna!
tu sei lato solo con Monferrato. Beh, però tu hai 1.300. Poco di più di quanto io abbia io. Ok, scendiamo giù da questa parte. No, però assediare Milano non si può. Allora, c'è un'infestazione nel granaio di Genova. Popolo Rupino meno 20 e vie arrangiate. Facciamo in modo che il Papa faccia qualcosa. Cioè che il Papa. Sì. Ok. Dai che è arrivato il re e ora ci libera da Milano. Ecco, qua si sono invertiti gli stemmi. Cioè, quello rosso è il buono in questo momento. La riga sotto. È il contrario. Cioè, abbiamo vinto noi. O perlomeno quelli che... Io tenterei di... liberarmi... i territori. Perché non voglio che cresca troppo... quel discorso lì. Allora, questo qua è abbastanza fattibile. Quindi lei è il capo. Se lo ammazzo... perché ha 13 anni. Ammazzare una ragazza così però è davvero un'opera buona, giusta. Accidenti, quindi mi tocca attaccare il Mantovano. Io volevo diventare duca, porca miseriaccia. E no, devo ammazzare uno di questi due. Sono troppo bassi queste percentuali. Per me non ne vale la pena. Lei leggermente di più. Però neanche tanto. In 56 giorni liberiamo anche Cremona, che di per sé appunto aiutare il mio re non mi interessa tanto, sono molto dispiaciuto per il Monferrato. Avrei voluto attaccarlo. Comunque, iniziamo ad avere i capelli bianchi, 50 anni. Ha vinto la sua guerra con Lucchetto, ma non era il nostro Lucchetto, vero? Lucchetto di Mantova. Ok, quindi abbiamo le truppe che possiamo disbandarle. Qua abbiamo liberato tutto. Purtroppo il controllo non è decisamente buono, ma non ci possiamo fare niente. Vediamo un po' se qualcuno dei figli. Allora, tu hai una figlia. Ok. Poi tu hai un figlio e una figlia. Geniale e... geniale, fantastico. Quindi sappiamo già come andrà a finire. Wow, questo qua ragazzi ha 2 anni, guardate quanto è forte. Fermi tutti. Allora, Alberico II d'Ambrogio, quindi il nostro nipote, sarà il futuro, futuro prossimo re. Diciamo, lui... Bossi. Beh, non è male. Stai crescendo così... e va benissimo. Va benissimo. E hai già il tuo guardiano. Ok. Andiamo qua. Io voglio assolutamente che loro due crescano fortissimi e sanissimi. Maddalena d'Ambrogio e tuo fratellino Alberico. Allora, Educate Child. Noi non siamo i migliori del mondo. Non siamo i migliori del mondo, abbiamo addirittura zero di diplomazia e zero di intrigo, anche perché stiamo comunque invecchiando, e ora siamo isolati. Ci siamo reclusi, siamo architetti reclusi, quindi stiamo costruendo da dentro. Allora, possiamo mettere tua mamma a insegnarti le cose, che di per sé non è male, perché è vero che è pigra, ma è anche testarda ed è un ottimo tratto. Eh sì, dai, mettiamo
La mamma che ti insegna le cose. Perfetto. E cara mamma, penso che tu possa fare lo stesso discorso anche con la tua primogenita. Fantastico, non ne ho più abbastanza. Allora, c'è nella mia corte lei che è timida. Timida pure questo. Sono tutti timidi. Nessuno vuole parlare con nessuno. Potremmo farlo noi, eh? Che questo potrebbe aumentarmi lo stress, però. Dai, facciamolo noi. Facciamolo noi. Mentre a nostro primogenito, Educate Child. Sì. È malato! Muori! Muori, 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 muori. Muori, 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 muori. Muori, ti prego tantissimo. Come si fa? Denuncia, richiedi una scomunica. Parte che non si può fare. 150. Ragazzi. Più che altro che poi devo crearne altri 150 per questa. Avrei dovuto ucciderla. Porca miseriaccia. Ma non ci riusciamo lo stesso. Non ci riusciamo lo stesso. Tra l'altro qua dobbiamo capire chi vuole uccidere Lucchetto. Non che sia un problema se Lucchetto muoia in realtà. Quindi niente, l'unica cosa che mi dispiace è che ora sono bloccato su Monferrato per colpa di questi due. Per colpa di questi due. Otto anni per ucciderla è davvero un'eternità. È davvero un'eternità. Quello che posso provare a fare è questo. Allora, proviamo a far sposare nostra nipote con qualcuno. Kessel, sono 700. Kessel dove rimane? Non è piccola. Questo che da quella parte abbiamo detto. Urgel. Gran City of Luni. Dove sta Luni? È qui. 300 però. Non è che siano tantissimi. Vabbè, facciamo questa alleanza col settantenne. Sì, va benissimo. Tanto muore prima di sicuro che si riescono a sposare. E in realtà qua con te potremmo trovarti qualcuno di decente. Abbiamo formato un'alleanza con Kessel. A parte che cercare uno anche 10 anni di differenza. Oddio, questi qua non sono malissimo, eh. Beh, insomma, questa non è male però come moglie. Paziente pure e generosa. E volendo possiamo trovare un'alleanza anche attraverso il matrimonio suo. Alliance. Allora. 500. Questi qua sono tutti baroni. Mamma mia, si sono davvero messi male. Si sono davvero messi male. Qua non accetterà mai. Per ora la famiglia, diciamo, buona, cerchiamo di non buttarla nel cesso. Allora. Tu, se io attacco direttamente te, sei allato con Monferrato e basta. No, perché stavo pensando, però senza che abbia senso il ragionamento, di attaccare Spoleto e poi attaccare l'altra nazione in maniera indipendente, ma non si può. Posso dichiarare due guerre? Allora, ci sono un sacco di robe.
Questo ora lo dobbiamo sistemare. Poi stiamo ancora migliorando il controllo lì? No. Quindi prima cosa questo. Andiamo su Novara, che è quella messa peggio. Poi c'è un mutamento del contratto. Ok, con il barone di Monaco, che non ho assolutamente considerato, avrei dovuto eliminare perché ci sta creando parecchi problemi. Allora, diamo questi soldi. Barone Federico, fedeltà su your increased. Ok. Noi accettiamo questo, nient'altro. Ah, lui accetta. Ah, siamo noi che cambiamo le cose, scusate. Allora, il nostro vassallo, il barone del castello di Monaco. Praticamente, se io gli aumento le obbligazioni, probabilmente lui non sarà d'accordo. Un incentivo sufficiente gli dirà ok. Io posso scommettere che vada bene, però c'è il 100% di possibilità che io prendo dello stress. E poi il fatto che io sono timido mi aumenta lo stress di un ulteriore 35, il che ci porterebbe a guadagnare più soldi in realtà, perché saliremmo di un livello di stress. Quindi aumenterebbero le tasse del 10%. C'è il 75% di possibilità che non accetti. Ok, The Bully. O se no, questo qua. Direi che riteniamo il contratto attuale, tanto non ci cambia assolutamente niente. Spoleto e Monferrato, io lo so, tra l'altro è la stessa guerra. Allora, vediamo un attimo. Beh, in realtà no, se attacco lui è un pochino più complicato perché c'è dentro anche Mantova. Infatti potrebbe essere interessante attaccare prima Mantova. Crusader Kings, ragazzi, ci sono le crociate. Allora, il Papa Silvestro ha indetto una crociata. Fantastico. Prepariamoci a partecipare. Prepariamoci a partecipare. Io direi che attacchiamo prima Mantova, così la eliminiamo dall'equazione. E dopo attacchiamo Monferrato. Se invece attacco te, mi creo una tregua con lui e poi dopo attacco Mantova. Beh, a parte che tu sei completamente occupato. Non so se però stai combattendo. Ah. Allora, fermi tutti. Ma questo è gravissimo, non me ne ero mica reso conto. Potremmo diventare regno di Bavaria. C'è il regno di Lotaringia e quello del Vexes, quello di Bulgaria, alleati col re d'Italia, che si stanno difendendo però dal re di Bulgaria, il conte di Guinea, che sto cosino, ma soprattutto dall'impero bizantino, che vede nel re di Bavaria evidentemente un più prezioso alleato nel tentativo di ricreare il tutto. Allora, se attaccassi te, posso portarmi lui, sono 700. Lui è inferiore a me in questo momento. Lui è inferiore a me. Beh, se lui è inferiore a me, ragazzi, e tra l'altro è già tutto occupato da nemici, questo non mi rende la vita facile. Sono solo 600. Ed è alleato con il Monferrato. Gli facciamo fuori il Monferrato, facciamo arrivare il nostro vassallo e secondo me lo meniamo malissimo. Io ho il doppio degli uomini. È un'occasione più unica che rara per attaccare un duca. Attacchiamo il duca di Spoleto, dichiariamo guerra, chiamiamo i nostri alleati, non so come si possa chiamare immediatamente, bisogna chiamarlo sempre dopo. L'obiettivo è conquistare la contea di Parma, ci costa solo 38 di prestigio, lui è inferiore. Ok. Andiamo immediatamente però a chiamare il mio alleato, perfetto. Poi, già che ci siamo, fatemi controllare, la caccia è il 29 agosto di quest'anno,
quindi ora andiamo pure a caccia. Fest, invita cavalieri. Seculate yourself. Cosa fa? Seclude yourself to focus your mind. Non so cosa faccia, ragazzi. Comunque, abbiamo dichiarato guerra sul terminare dell'episodio, quindi nel prossimo episodio conquista della contea di Parma, che passa anche probabilmente per una guerra a questo, se entrerà in guerra contro di noi. In questo momento direi quindi di andare a reclutare tutte le truppe qui così a Cuneo e di scendere, nel senso che se lui ora entra riusciamo insomma un po' a curvare rapidamente lì. Il nostro alleato scenderà giù dalla Germania per aiutarci. E con la conquista del Ducato di Parma, tra l'altro, avremo una specie di continuità territoriale, anche se ci sono qua le Alpi Giulie. No, non sono le Giulie. Sapete che non mi ricordo più, si impara all'elementare i nomi delle Alpi. Comunque quelle qua, diciamo gli inizi degli Appennini, con Genova, quindi non c'è il Terzo Valico, non c'è tuttora. Comunque se lui non dovesse entrare in guerra, lo potremmo attaccare prima di far pace, così ci conquistiamo contemporaneamente anche Monferrato. Anche se temo che il gioco ci ha pensato, non si può dichiarare guerra quando si è già in guerra. Peccato. Quindi non posso fare declare war. Non posso fare declare war. Perché mi sarebbe piaciuto, mentre ero in guerra con Spoleto, attaccare un suo alleato, ovvero Monferrato. Invece ora se faccio pace con Spoleto, dopo ridichiaro guerra, non so se Spoleto entra. Cioè, ovvero, avrà di sicuro la tregua con me, ma teoricamente lui è alleato in una guerra difensiva. Quindi, se la logica è quella di O4, potrebbe entrare contro di noi. Allora, qua siamo a 140, fra un po' possiamo eliminare uno dei nostri successori. E direi di andare a eliminare Carlo. Che in realtà ora ci sta procurando questa alleanza con un tizio settantenne in ottima salute. Wow, pensavo fosse messo malissimo, invece no. Scolaro, addirittura un cultore del corpo. Pazzesco. E sì, all'ordine in 26. Poi voglio capire che cosa fa questa decisione, ma forse non posso fare più nient'altro se la vado a prendere, quindi non so se ho intenzione di farla. Vediamo se ci sono altre cose prima di salutarci. Qua direi di andare a migliorare questo. Ora stiamo aumentando la skill militare. No, va bene la skill militare, così abbiamo più punti lì. Qua fai così. E direi che va bene. Allora, visto che te non sei tanto contento, se ti potevi in piazza? Eh? Se ti rimpiazzassi? E adesso non lo so, il... A chi posso darlo? A mio figlio? A lui? Con te? No, non posso darti la baronia. Quindi devo prima andare in questa baronia da lui, penso, e fare revoke title. Non si può. You do not have limit. Cosa vuol dire? Ah, questa. Per ora non si può fare. Vabbè, dai ragazzi, ci salutiamo qua. Ci vediamo nel prossimo episodio, dove proseguiamo con questa guerra, che qua a sud sta andando decisamente male, quindi probabilmente diventeremo regno di Bulgaria. Regno di Bavaria. La cosa buona è che se lui dovesse morire, probabilmente andrebbe a perdere l'alleanza con il re di Lotaringia, un'alleanza negoziata. Di conseguenza possiamo mangiarci rapidamente tutta questa parte del nord Italia, il che mi renderebbe molto molto contento. E alla fine, nonostante il piano fosse diventare prima duca del Piemonte o dell'Emilia,
Probabilmente, se la guerra va bene, diventiamo duca di Lombardia, che in realtà è decisamente meglio. Quindi, gloria alla casata d'Ambrogio con la nostra aquila viola. Ormai non la cambio più, ragazzi, perché ho provato a toccare ancora la mod e non funziona nulla di fatto. Qua costa sempre 150. Dai, basta, se no continuo a dire ci salutiamo, non lo facciamo mai. Ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ricordatevi di mettere un bel mi piace per sostenere sia le serie che il canale. Di commentare il video sotto, così ci vediamo nei commenti e discutiamo. E di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. GG a tutti!